Quando ci svegliamo andiamo a comprare il cocco. Il cocco vuoi oggi? Sì, lo compriamo. Ci facciamo merenda? Sì, con la nonna. Che bello, è buono. Ce lo facciamo in casa. C'è la nonna c'è una sorpresa dentro con il cocco magico. Buono. Allora adesso dobbiamo vestirci prima per andare dalla Sì, nonna. però dobbiamo fare il magico brutto giallo. Buongiorno a tutti. Allora, noi tre un po' che siamo già svegli, è un'oretta circa, ci siamo presi i nostri tempi, tanto il papà è a lavoro, quindi non abbiamo fretta che non usciamo stamattina. Ci siamo fatti le coccole, abbiamo fatto colazione, ora le ho fatto fare la pipì sul vasino perché lei oramai la notte non bagna più il pannolino. Aspettate che mi appoggio, Nel senso, è successa questa cosa qua. Siccome noi in realtà è un po', no, un po' nel senso non l'abbiamo mai fatto con insistenza, però abbiamo provato a più riprese da quando lei comunque ha 2 anni, diciamo prima no, comunque circa 2 anni, a spiegarle che deve togliere il pannolino, a proporre il vasino e queste cose qua, ma non abbiamo mai insistito perché non l'abbiamo mai vista pronta, nel senso che era lei a richiedere poi il pannolino, ma soprattutto. Io mi accorgevo che lei non si rendeva conto che, dello stimolo, nel senso, in questo senso, cioè quando giocava magari lei era talmente tanto distratta dal gioco che la faceva, appunto, no? Come fanno i bambini piccoli, la fanno perché sanno che non succede niente, ma sul pannolino è tutto sicuro. Quindi lei non si rendeva conto di questa cosa, ovvero se io devo fare la pipì mi bagno se non ho il pannolino, no? Poi cosa è successo? È successo questa cosa qua. Sono una settimana circa che lei di notte non bagna più il pannolino. Quindi questa cosa mi ha fatto pensare che intanto numero uno che di notte dorme meglio non si sveglia e quindi non la fa, no? Ma soprattutto, eccola! Amore mio, hai messo la camicia del babbo! Oh, fatemi dire! Ma sei bellissima! Adesso finiamo di vestirci, eh? Il bavolo l'abbiamo lasciato in L'aveva giro. lasciata in giro, mannaggia questo babbo. Quindi, a parte la notte, qui sono state delle giornate veramente belle, finalmente, molto calde, quindi cosa è successo? Che abbiamo messo anche i pantaloncini corti, Lucrezia. Mi è venuto in mente di non metterle con i pantaloncini corti il pannolino, ma le mutandine. Anche perché lei sentiva caldo, la vedevo perché si arrossava dove c'era il pannolino. Anche cambiandolo in continuazione, mettendoglielo sempre pulito ad ogni pipì per farla stare più fresca possibile, sentiva comunque caldo. E quindi le ho detto: senti, amore, siccome è tanto caldo, non mettiamo più il pannolino, mettiamo le mutandine, però ricordati che ovviamente se devi fare la pipì ti bagni, quindi devi andare o sul vasino o chiami la mamma, decidi tu, insomma. E niente, ho fatto questa cosa e è andata, appunto, è andata. Lei ha cominciato subito a farla sul vasino in autonomia, va al bagno, si toglie tutto e la fa, poi ovviamente io la rivesto, la pulisco, eccetera. Ma è andata bene, nel senso, cioè, il punto è uno, secondo me, tanto finché non è pronto il bambino, il genitore può essere bravo quanto vuole, ma se il bambino non è pronto pronto in questo senso, secondo me. Per farvi capire meglio con poche parole, quando arriva a capire che la pipì non va fatta così ogni volta che ce n'è un po', ma va trattenuta per poi farla una volta, una tanto, come facevano gli adulti, insomma. Non so se mi sono spiegata, eh. Quindi, siccome lei questa cosa già la faceva perché il pannolino lo riempiva molto meno frequentemente, solo quando veramente gli scappava la pipì, ho detto va bene, dai, tanto è caldo, ci sta, o la va o la pacca. È andata benissimo, è andata benissimo anche fuori di casa, o, non nel senso che andiamo magari a fare spesa, no, ancora non siamo arrivati lì, glielo mettiamo perché comunque non saprei dove fargliela fare. Ecco. Brava, amore, e non è un adulto che le spieghi, la facciamo quando arrivi a Aspetta, ho casa, no? sbagliato. Ovviamente, quindi lì lo portiamo. Però qua fuori intendo siamo stati a trovare la nostra vicina, siamo portati via il nostro vasino e l'abbiamo fatta lì se ci scappava. Però invece anche lì mi ha sorpreso molto perché non l'ha fatta finché non è tornata a casa. E siamo stati via un'oretta e mezzo, quindi Lorenzo, c'è tanta roba per una bambina. piccola. È stata veramente brava e poi le scappava perché appena siamo arrivati a casa, la prima cosa che ha voluto fare è stata la pipì sul vasino. Quindi sono veramente molto molto contenta di questa cosa che è riuscita così al volo, anche se ovviamente la cacca no, non le piace questa cosa perché soprattutto
in quel momento, quando lei fa i suoi bisogni, lei si isola, scappa, si nasconde, vuole stare da sola. E effettivamente noi per 2 giorni non le abbiamo messo il pannolino e lei non ha fatto. Poi le abbiamo rimesso il pannolino appunto il terzo giorno per fargliela fare, perché abbiamo capito che no, non l'avrebbe fatta, perché seduta sul vasino abbiamo visto che voleva farla, gliene è uscita pochissimo, poi si è vergognata, si è alzata e non l'ha fatta più. Per cui a quel punto, ovviamente, per non farle male, perché poi magari si blocca, bisogna farle un clisterino, quindi no, per evitare tutto, abbiamo messo il pannolino, gliel'abbiamo fatta fare. Lei ha proprio capito questa cosa, quindi lei ha capito, siamo anche il passaggio successivo si è compiuto, nel senso sa anche quando deve fare la caca, sa trattenerla addirittura. Quindi io spero che durante quest'estate ce la facciamo a spannolinarci definitivamente, anche perché a settembre inizierà l'asilo e nonostante non ci sono problemi, nel senso le maestre comunque la cambierebbero senza problemi, sempre meglio secondo me che arrivino, se ce la fanno, ad essere spannolinati. Ci lavoreremo, spero di farcela, se non ce la facciamo, vabbè, pazienza, ogni bambino ha i suoi tempi, quindi non è che mi prefiggo questi obiettivi, appunto, cioè, a breve termine. Sono rimasta appunto sorpresissima da questa cosa, da come ha affrontato la pipì, sorpresissima. Baby 2 invece, eccola qua, ha 18 settimane questa mattina, oramai è un bel cocomerozzo. Sabato ho avuto la visita del quinto mese dal ginecologo, va tutto benissimo, stiamo in forma alla grande tutte e due, mi ha detto che io potrei anche fare bungee jumping per come sono messa e ho preso 2,5 kg, quindi praticamente no bene di più e devo dire però che sicuramente ha giocato il fatto che io i primi 4 mesi praticamente non ho mangiato e ora che non ho più la nausea da... Vai, 2 settimane. La prima settimana ho fatto schifo, veramente. Ho rimangiato tutto quello che non ho mangiato in quei 4 mesi perché proprio non mi sono data un freno. Mi è tornato l'appetito, quindi potevo ascoltare la mia fame, che c'era anche prima, ma avevo la nausea. Amore! Sì. Che, come vi dicevo, c'era anche prima, però avevo la nausea, quindi non riuscivo assolutamente a mangiare perché tutto mi faceva schifo. Ho potuto finalmente accontentare questa fame e ho divorato pure i mobili della cucina. Poi mi sono rimessa un attimo in riga perché sennò alla fine ci arriviamo con 35 kg di avanzo. Però comunque mi sono voluta prendere questa piccola libertà di mangiare con proprio soddisfazione. Voi donne incinte, scommetto che mi starete capendo alla perfezione. Avete presente quella fame che poi mangiate, cioè, ma basta, basta, non ne parliamo. Comunque ora mi sono rimessa a regime, tutto bene, mangio. Proseguiamo nella nostra giornata. Vai, che Accendila. bello spazzolino luminoso. Sì, me l'ha comprata il babbo. Il babbo, ci lavi? Con la mia Sì, maglia. cosa ci lavi con quello spazzolino luminoso? Bravissima! Tutti, mi raccomando, bene bene. Lavatrice messa con un ciclo brevissimo, perché quando i panni non sono eccessivamente sporchi, aspetto un bel carico pieno, ovviamente metto un lavaggio più breve. Poi qua ho dei panni semplicemente da piegare e mettere via. Questi non li ho neanche messi nell'asciugatrice, perché, ecco, si vede, ma non vado neanche a stirarli, perché li devo mettere via dentro il sacco sottovuoto per il prossimo anno, quindi non sto a perderci tempo. Li ho addirittura lavati senza ammorbidenti o saponi, perché mi è capitato più di una volta in realtà che avendo messo via dei panni molto profumati, quindi ben lavati, i detersivi abbiano preso, non so come dirvi, però tipo di rancido, non so se vi è mai successo, e poi purtroppo non andava più via, quindi era veramente veramente un odore pessimo. E in lavanderia, perché poi ho chiesto un consiglio a un'amica che ha una lavanderia, mi hanno detto che dipende, che dipendeva appunto da questo detersivo che poteva essere andato male nell'inverno per conservare quando i vestiti insomma sono messi da parte sotto vuoto. Quindi li lavo semplicemente così. Non li ho messi in asciugatrice perché quando è molto caldo qua riesco ad asciugarli in una notte sola e non li sto neanche a stirare. Quindi, top. Ho poi qua da finire di sistemare, perché, come vi dicevo, quelli sono i pigiami invernali che ho lavato per mettere via. Sto tirando fuori le robine più estive, ma non mi sta nulla. Quindi, come vedete, questi li ho provati e rimessi via, perché ormai con la pancia queste cose non mi entrano più. Ne ho solo due o tre più larghi, userò quelli per quest'anno. Ho questi panni poi da sistemare, quelli che ho lavato e stirato, non tutti. Come vedete, questi sono più spiegazzati perché li ho solo piegati, ma sono pigiami, non mi interessa. E poi procedo, insomma, al letto da rifare, le solite faccendine.
Ecco, io mi sono assentata mezz'oretta, 40 minuti per andare ad allenarmi. E la situazione al mio rientro, siccome lei era stata affidata al papà, è la rivoluzione industriale e lui che dorme. Cosa hai da dire a tua discolpa? Non lo so. Ecco qua, perfetto. Aggiornamento pannolino, anzi spannolino, perché Lucrezia ha fatto di sua iniziativa la cacca sul vasino. Dietro non ho ancora rimesso le tende perché le ho lavate, ora le devo stirare perché sono tutte stropicciate. E, è successo oggi pomeriggio che ha sentito lo stimolo e invece di richiedermi il pannolino o comunque di nascondersi, di non fare, di trattenerla, mi ha detto: mamma, voglio andare sul vasino perché mi scappa la cacca. E basta, è andata, l'ha fatta, cioè io non potevo chiedere di meglio. Lei ha perfettamente capito il funzionamento di questo vasino, soprattutto credo lo faccia perché il pannolino cominciava a darle veramente veramente tanto fastidio visto il caldo. E sono soddisfattissima, sono contentissima. Ovvio che ora non è che mi aspetto che magari non si bagni più, perché ci sta, di notte comunque ancora glielo metto perché non siamo ancora sicuri. Sono 3 giorni che gliel'ho tolto, quindi voglio dire, no, probabilmente se la rifarà addosso, questo è normale. Però sono contenta perché ha capito il meccanismo, ha capito che senza sta meglio. Sono veramente tanto tanto soddisfatta. Non mi pronuncio oltre perché non voglio farmi la festa da sola, insomma. Però comunque sono incredula, dico la verità. Non avrei mai pensato che così, tolto il pannolino, capisse subito il meccanismo. Ma come vi dicevo prima, sicuramente perché lei ora è pronta. Prima non riuscivo, proprio perché non se la sentiva, secondo me. Non si sentiva sicura di toglierlo. Ora che è lei stessa per prima a sentirsi pronta, riesce. Ma è normale, voglio dire, ognuno ha i suoi tempi, no? Ognuno di noi, anche loro sono esseri umani, hanno ognuno di loro i propri tempi, il proprio carattere, le proprie esigenze. Comunque, bel lavoro, sono molto 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 soddisfatta.